Sono Vito Gattullo, sono qui perché ho un problema, no. Lavoro da qualche anno per Kelion, che è questa azienda insomma, di Napoli che si occupa di sviluppare software libero. E in realtà sono uno dei soci fondatori del Nalug, quindi qui sono in una doppia veste sia di rappresentante dell'azienda per cui lavoro, sia diciamo una parte di me è impegnata comunque sul fronte del software libero, della promozione del free software. In realtà vorrei cominciare raccontandovi una storia che mi ha colpito molto e vi fa capire perché sono così, diciamo, sensibile a questo problema. È la storia di una ragazza che si chiama Karen Sander, che è una ragazza con un cuore così, cioè veramente un cuore grosso così. Ma lei non ha un cuore grande perché è l'executive director della GNOME Foundation, che ogni anno si occupa di distribuire software libero alla comunità. Lei ha un cuore grande perché soffre di una malattia ereditaria che si chiama cardiomiopatia ipertrofica, e in pratica lei ha veramente un cuore così perché questa malattia le porta a irrigidire le pareti del cuore, che quindi è più grande della media. Il problema è che questa malattia ogni anno la espone del 2-3%, diciamo, aumenta il rischio di morte improvvisa. Quindi questa ragazza ogni anno ha il 2-3% in più di probabilità rispetto all'anno precedente di morire improvvisamente. Questa cosa ovviamente la porta comunque a vivere con, diciamo, un po' di ansia la sua vita, perché comunque potrebbe mancare da un momento all'altro. Lei però non si perde d'animo e, essendo un avvocato, essendo una programmatrice, essendo anche un entusiasta del software libero, lei ha detto: ma ci deve essere senz'altro un modo con cui io posso vivere meglio, insomma posso diminuire le probabilità di morire da un momento all'altro. E hanno scoperto che per aumentare la sua, diciamo, la sua prospettiva di vita, lei dovrebbe sottoporsi a un intervento, a un impianto di un defibrillatore. In pratica c'è un defibrillatore che dovrebbero metterle vicino al cuore, e che in pratica, qualora il cuore cessasse di battere, manderebbe le scosse elettriche per farla riprendere. Solo che c'è un problema, e che è un problema che si è posto prima di tutto lei. Ha detto: sì, ok, c'è questo dispositivo, ma non è che potrei sapere come funziona. Dice: sì, va bene, noi ti garantiamo, noi azienda produttrice ti garantiamo che questo software funziona, cioè questo pezzo hardware funziona, il software che c'è dentro funziona, fidati. E dice: no, scusami, ma tu me lo metti sul cuore, io voglio sapere come funziona. Cioè, no, devi fidarti, perché noi non è che ti diamo il sorgente di questo dispositivo. Allora io mi sono messo nei suoi panni e ho detto: sì, ok, ma se succedesse a me, se succedesse a qualcuno di noi, voi non sareste curiosi di sapere come funziona qualcosa che vi mettono dentro, di così delicato come può essere un intervento che vi devono fare per il cuore? Non sarebbe bello se i dispositivi medici, software in questo caso, il software dei dispositivi medici fosse open source, cioè ognuno di noi potesse sapere veramente come funziona qualcosa che ci dovrebbe aiutare a sopravvivere, a vivere meglio. Adesso voglio raccontarvi quello che faccio io nel mio piccolo, quello che fa l'azienda per cui lavoro, per realizzare questo sogno, cioè l'essere sicuri. Siccome io sono, come avrete notato dalla lunghezza dei capelli, sono un programmatore e quindi io per primo, io per primo sono curioso di sapere come funzionano queste cose, voglio essere sicuro di quello che dovrei portare dentro, no? E sapendo come funziona il software, sicuramente... Non c'è due senza tre? Perfetto. Siccome sono un programmatore, so che qualsiasi software può essere buggato, può avere dei problemi. E quindi è nel mio interesse sapere come funziona il software di
un aggeggio medico che mi mettono dentro, proprio per questo, perché voglio sapere se veramente posso fidarmi. L'azienda per cui lavoro, che è la Kelion, nasce nel 2008 ed ha praticamente tutto il business model fondato su tecnologie open source e free software. E siamo membri della Drupal Association al 2010. Siamo anche certificati, ma forse non è giornata, vabbè. Siamo anche certificati sia per la ISO 9001-2008, che insomma riguarda gli standard di qualità minimi di qualsiasi azienda, sia per la 13485, che è specifica per i dispositivi medici. Quindi i prodotti che sviluppiamo hanno rappresentano degli standard molto alti per quanto riguarda la qualità. Per farvi capire, i progetti farmasanitari che abbiamo sviluppato vengono utilizzati innanzitutto tra le... I nostri clienti ci sono tre tra le più grandi aziende, diciamo, farmaceutiche del mondo. E le nostre applicazioni sono online praticamente tutto l'anno, 24 ore su 24. Ci sono più di 2.000 fornitori di servizi sanitari registrati, più di 400 ospedali, gestiamo 22.000 pazienti, 100.000 login, 140.000 transizioni. Insomma, questi sono numeri, però per farvi capire che comunque qualcosa... sappiamo il fatto nostro, ecco. E questi sono alcuni dei servizi che offriamo per quanto riguarda i dispositivi medici. Oltre al design e allo sviluppo, la manutenzione, l'hosting con backup and disaster recovery, quindi se prende fuoco un server non c'è assolutamente perdita di dati. Facciamo formazione, questo va meglio. Abbiamo anche l'autorizzazione a rilasciare marchiatura CE e ci occupiamo anche di farmacovigilanza. Un paziente... ma sempre... Così, insomma, se ne uso due, forse uno è sicuro che funziona. Prova. Si sente? Ma sto usando questo, vediamo un po'. La cosa che vi dicevo, il fatto di essere sicuri che quello che utilizziamo sia funzionante, che rispetti degli standard e che sia comunque non pericoloso per la salute, è garantito dal fatto che le nostre soluzioni, che comunque per il momento non riguardano l'hardware, quindi non è che facciamo bypass, pacemaker, non facciamo queste cose, facciamo dei dispositivi software, quindi le applicazioni web che gestiscono dei pazienti, delle cartelle cliniche, eseguono dei calcoli sul dosaggio dei farmaci, non è pericoloso per la vita dei pazienti, però se, data la sensibilità dei dati trattati, se qualora qualche calcolo fosse sbagliato, sicuramente il paziente non è che muore, però magari ci potrebbe essere qualche problema. E quindi per essere sicuri che le nostre applicazioni siano stabili e siano rispettino dei requisiti di qualità, abbiamo scelto di usare Drupal. Drupal è un CMS, cioè un Content Management System, ma anche un CMF, cioè un Content Management Framework, cioè può essere utilizzato per sviluppare altre cose che non sono necessariamente dei siti web. E le motivazioni che ci hanno portato a sceglierlo sono innanzitutto perché è solido e sicuro, no? Quello che vi dicevo prima, il discorso della sicurezza. Poi perché è modulare, cioè tutti gli elementi di Drupal sono dei moduli, quindi si possono estendere, possono comunicare tra di loro e possono estendere le funzionalità del core, cioè delle funzionalità basilari, che a sua volta è modulare, quindi si possono attivare e disattivare i moduli molto semplicemente. Insieme a queste caratteristiche abbiamo il fatto che ci sono più di 7.000 moduli già pronti e sviluppati dalla comunità, che Drupal è un software libero, quindi chiunque può sviluppare moduli, rilasciarli alla comunità e farli usare agli altri. E la modularità di Drupal fa sì che questi moduli tra di loro possano comunicare in maniera molto semplice, il che rende anche semplice per lo sviluppatore, per il programmatore, sviluppare dei moduli anche complessi. E probabilmente la caratteristica più importante di Drupal è che qualsiasi evento generato dall'utente può essere intercettato, cioè se ho bisogno di inserirmi in un punto specifico dell'applicazione o dell'inserimento dei dati da parte dell'utente, posso intercettare l'input
filtrarlo, definire dei workflow personalizzati. Questo garantisce un ulteriore controllo sulla correttezza dei dati che inserisce l'utente. Vi faccio sempre l'esempio del dosaggio di un farmaco. Se mi rendessi conto che quel campo è essenziale per garantire una cura corretta a un paziente, posso prendere l'input che ha inserito il medico, faccio per dire, e rendermi conto se effettivamente è stato inserito correttamente oppure no. Insomma, questa è una cosa molto interessante. Le cose di cui vi parlerò adesso, io non entrerò nello specifico, diciamo, non entrerò proprio nel tecnico, perché mi rendo conto che la platea è abbastanza eterogenea. Però vi vorrei parlare delle caratteristiche di Drupal che io uso quotidianamente per lavorare, cioè come sviluppatore, come programmatore. Ci sono delle cose specifiche di Drupal che, non vi nascondo, mi hanno semplificato veramente di molto il lavoro, mi hanno semplificato il lavoro in una maniera incredibile. E sono queste qui, adesso le vediamo nel dettaglio ognuna. Le entità, i field, i form, le API di Drupal, le view, cioè le viste, le feature e Drush. Ognuna di queste è legata a una specifica funzionalità del dispositivo medico. Comincio con le entities, cioè le entità. In pratica, se io volessi gestire un medico, un paziente, una cartella, un falsette, è stata introdotta questa nuova caratteristica, cioè che tutte le cose, perciò sta tra virgolette, cioè tutto quello che c'è in Drupal è un'entità. È un'entità che, come pensate, se qualcuno ha qualche conoscenza, diciamo, di informatica, pensate al modello entità relazione a un database, cioè l'entità che può comunicare e interagire con altre entità. E, come vi dicevo, tutto è un'entità in Drupal, e il fatto che ci siano delle API sia per l'entità sia un Entity Construction Kit, che sono dei moduli che si possono attivare, in pratica io tutta la gestione dell'entità la posso fare da interfaccia, quindi senza scrivere assolutamente codice, posso aggiungere, dico adesso mi serve creare, non so, l'entità del medico, poi se lo faccio da interfaccia, non mi serve, teoricamente non mi servirebbe neanche conoscere un linguaggio di programmazione. Collegato all'entità ci sono i fields, che sarebbero i campi. Per esempio, se fosse un medico potrei avere, non so, l'ospedale in cui lavora, il nome, il cognome, eccetera. E invece, se qualora volessi parlarvi del paziente, potrei dirvi che ogni campo di questa entità del paziente, per esempio i dati anagrafici, il nome, cognome, data di nascita e la patologia, sono dei fields dell'entità paziente. Ovviamente i fields, come qualsiasi, diciamo, tipo di dato in qualsiasi linguaggio di programmazione, hanno appunto un tipo di dato, quindi possono essere interi, float, booleani, decimali, eccetera, eccetera. E anche qui è tutta un'operazione che si può fare da interfacce. Per quanto riguarda, diciamo, la specifica dei fields in Drupal, siccome per motivi di sicurezza in campo medico è stata, diciamo, si è arrivati a definire uno standard che si chiama audit trail, ovvero qualsiasi operazione che viene fatta su un campo della scheda di un paziente o della cartella clinica deve essere possibile tracciare qualsiasi operazione che venga fatta. Per motivi di sicurezza bisogna risalire a tutta la storia delle modifiche di quel campo. E una cosa interessante che Drupal ci mette a disposizione di default sui campi, sui fields, sono le revisioni. Cioè Drupal di default già gestisce le revisioni di un campo. Cioè se io ho un campo e modifico, lui già ne tiene traccia, e quindi questa cosa ci semplifica ulteriormente il lavoro per quanto riguarda lo sviluppo di dispositivi medici e medicali, software. Le forms è il passo subito successivo, ovvero come posso combinare tra di loro i campi, i fields, e soprattutto come posso verificare che le informazioni inserite dall'utente siano corrette, come posso fare la validazione di un campo. Ah, qui mi dispiace, il testo è sceso un po' giù. Comunque la cosa, insomma, importante di Drupal è che il fatto che ci siano delle API, ovvero delle... non entra troppo nel tecnico, comunque è un sistema che ci permette di intercettare tutto l'input dell'utente per aggiungere dei controlli personalizzati, per esempio, come dicevo prima, il dosaggio dei farmaci, eccetera. In Drupal si chiamano hook, e appunto posso
anche pensare di definire, diciamo, dei workflow personalizzati. Workflow, per esempio, se è stato inserito un dosaggio minore di una determinata dose, posso fare in modo che l'utente venga reindirizzato a un'ulteriore maschera di controllo dei dati, oppure proporgli un questionario da compilare, eccetera. Tutte le cose che vi ho detto finora, è che la cosa, insomma, che probabilmente è più bella di Drupal è che può essere fatto tutto da interfacce. Non c'è bisogno di conoscere il linguaggio di programmazione PHP su cui Drupal è basato, non c'è bisogno di conoscere niente di programmazione, strettamente di programmazione, perché si può fare tutto da interfacce. Se però volessi portare queste modifiche che faccio da interfaccia, le voglio tradurre in codice, posso utilizzare questo modulo di Drupal che si chiama Features, che non solo mi permette di tradurre, diciamo, quello che faccio da interfaccia in codice quindi PHP, ma mi consente anche di esportare tutte le configurazioni e il database da un ambiente all'altro. Pensate, diciamo, a un ambiente di sviluppo, vengono fatte le modifiche al database che dovete portare in produzione. Essendo un'operazione molto dedicata, perché comunque in produzione ci sono dei dati sensibili sul paziente, il rischio che questi dati si possano perdere deve essere zero. Di conseguenza, utilizzando questo modulo Features, questa operazione è molto semplice e viene gestita nel, diciamo, massima tranquillità. Per quanto riguarda invece i dati dei pazienti, è stata implementata questa funzione in Drush, che è una shell di Drupal. Infatti Drush sta per Drupal Shell, ed è fondamentalmente come una shell di Unix o GNU Linux, che ci consente da riga di comando, di eseguire tutte le operazioni che noi potremmo eseguire da interfaccia, oppure addirittura di fare degli script. È proprio come se fosse una shell Unix. Posso definire degli script che Drupal poi eseguirà. E c'è questo comando interessante, che è SQL Sync Sanitize, che consente in automatico di rendere anonimi i dati dei pazienti. Perché? Perché se dovessi fare dei test un po' più approfonditi sulla mia applicazione, ovviamente non è che me li posso inventare, ho bisogno di dati reali. Quindi che faccio? Prelevo i dati dall'ambiente di produzione e li metto sul mio sistema di testing. Il problema però è che le informazioni dei pazienti sono sensibili, cioè esiste proprio una legge, un comma del codice sulla privacy, che dice che i dati della cartella clinica di un utente, cioè di un paziente, devono essere anonimi. E di conseguenza noi non solo gestiamo l'anonimizzazione sul database, cioè io sviluppatore non posso sapere come si chiama un paziente, a quale tipo di trattamento è sottoposto, eccetera. Però se non bastasse questo primo livello di anonimizzazione, qualora io volessi spostare i dati da un ambiente all'altro, ho a disposizione questa funzione di Drush che consente in automatico di oscurare i dati del paziente, per garantire, come vi dicevo, un ulteriore livello di riservatezza. Le conclusioni, per chiudere, diciamo, tutto il discorso che ho fatto, è che alla fine la grande stabilità e le funzioni, le specifiche funzioni di Drupal e i moduli di Drupal ci consentono in una maniera molto, molto rapida e molto, molto sicura di sviluppare dispositivi medici software web-based, cioè da interfaccia web. La cosa che insomma, mi ha sorpreso quando l'ho scoperto è che alcune tra le case farmaceutiche più importanti del mondo l'hanno messo come standard. Ci sono aziende che usano Drupal come standard per i propri sistemi interni. Per tutte le applicazioni che riguardano il sistema web viene utilizzato Drupal di default. Quindi scoprire che comunque aziende farmaceutiche che trattano comunque dei dati così delicati abbiano scelto di affidarsi a Drupal è comunque un motivo in più per ritenerlo valido da questo punto di vista. E grazie, insomma, al fatto che noi abbiamo scelto illo tempore di usare Drupal, siamo diventati leader nel settore dei dispositivi medici software in Europa. E, insomma, siccome siamo sempre alla ricerca di persone da inserire, insomma, nel nostro staff, siccome è un'azienda comunque giovane e dinamica, penso che in tutto siamo una quindicina di persone tra collaboratori esterni e dipendenti. Se siete, insomma, sensibili a questo argomento, se vi interessa mettervi in gioco o partecipare a questo processo produttivo che è molto interessante, potete inviarci un curriculum all'indirizzo job@kelion.it. Se ci sono domande, altrimenti avrei finito.
ad esempio il caso citato prima, per cui può fare qualche esempio di utilizzo. No, allora in questo no, per quanto meglio sì, cosa per quanto, fa esatto, allora per quanto riguarda questa, questo concetto, diciamo, di hardware strettamente legato all'hardware, nella nostra azienda non c'è questo. Cioè noi non siamo produttori di hardware, né tantomeno di software che gestisce dispositivi hardware impiantati. Quindi noi non come ho detto prima, non è che ci occupiamo di, dico per dire, pacemaker o di non so, di articolazioni artificiali o di altro tipo di hardware. Il settore di cui ci occupiamo noi, perciò vi ho detto, è la mia piccola parte, il mio piccolo contributo a rendere open source i dispositivi medici, è proprio questo, cioè cominciare da, non posso entrare troppo nello specifico perché ci sono delle, insomma, le clausole di riservatezza dei nostri clienti, quindi non posso dire molto, però sono software che vengono usati anche dai palmari negli ospedali, da cellulare, per gestire tutta la parte relativa a quello che è il dosaggio dei farmaci, di alcune patologie specifiche. Molti sono usati in campo oncologico, altre in altri settori. Però, insomma, per quanto riguarda la mia personale esperienza, l'esperienza della nostra azienda, hardware non ce n'è al momento. C'è altro? A posto, mostro. Bene così? Mostro. Fantastico. Ringraziamo ancora Vito Gattullo di Kelion.